Let me be your lover, yeah, your lover. Cause I can't say without you, I can't say without you. Ciao raga, abbiamo percorso i primi 500 metri dal punto di partenza dello chalet delle Maline. Stiamo scendendo in un boschetto di bosso un po' morto. Dai, a dopo, ciao! Ancora in fondo il ponte dell'Esterier, invece sopra là lo chalet della Maline. Siamo al primo belvedere che incontriamo lungo il percorso. Siamo al Pass de Dissance, è una ripida scaletta. Ci...
continuiamo a scendere e si sente il fragore sempre più forte del Verdon giù nel canyon. Grande quercia, mezza morta e mezza viva, prima del ponte delle Strille. Il famoso ponte delle Strille. Bellissimo, molto panoramico, molto bello, molto fatto bene, valeva la pena di fare 4 passi, venire a vederlo di qua, le rapide, di proseguirsi trastuono nel canyon. E qua il controcorrente invece. Ecco. Ora. Ecco questa bella piaggetta, non ancora illuminata dal sole, con le pareti a strapiombo sul Verdon. E siamo nel primo tratto attrezzato con scorrimano, una semplice protezione. Siamo arrivati alla Meixa, la congiunzione di questo torrente impetuoso anche lui con il Verdon. E qui si vede la congiunzione del torrente con il Verdon.
Costa Panino sulle rive del Verdon. Baguette e crudo. Buon appetito. Infatti è la prima galleria, non tanto lunga, sarà lunga una sessantina di metri. Forse qui non c'è neanche bisogno della pila frontale, adesso vedremo. Seconda galleria, che a quanto sembra dovrebbe essere 600 metri. Ecco, iniziamo la galleria, accendiamo la pila e illuminiamo la galleria. Dentro la galleria c'è una struttura che ci porta a vedere di nuovo il Verdon con una passerella. Finisce il tunnel con un'altra scala. Scendiamo fino ad avvicinarsi molto al Verdon, che come dice il nome, vedete anche voi, l'acqua è molto verde. Siamo quasi alla fine, solito segno via, e attraversiamo un altro verdoncino che si metterà i soliti cartelli di piena improvvisa. Vedete il masso come può essere con o senza corrente. Siamo arrivati al primo parcheggio. Eccolo qua. Vous êtes ici. Siamo alla fine, quasi a Point Sublime, ma ci sembra di essere sui colli Berici, con i loro famosi covoli.